quali sono le persone, cioè il target? Ci sono anche persone anziane che si avvicinano ad internet, che cliccano su questo sito? Diciamo che innanzitutto è un pubblico giovanile quello che si avvicina a questo tipo di servizi. Se vogliamo prendere una media di età, un'età che va dai 14 fino ai 30 anni. Però ci sono studi recenti che dicono che anche gli over 60, gli over 60, si stanno avvicinando a questo nuovo tipo di servizio. L'alfabetizzazione è un pochino più lenta, però... Negli Stati Uniti è già così, poi succederà anche qua in tempo... Ma adesso esiste anche però la possibilità di vedersi oltre che di parlare, perché la chat funziona che uno... digita, scrive, sì, e l'altro scrive. Vede in tempo reale quello che hai scritto e ti risponde scrivendo. Adesso c'è la possibilità anche di guardarsi in faccia e quindi di bluffare di meno, però. Sì, è un servizio che stiamo implementando come anche funziona? Noi per l'Italia e lo metteremo online nel giro di 3 settimane. In poche parole, questo tipo di servizi si chiamano webcam community. La webcam cos'è? È una piccola telecamera che viene posta sopra lo schermo in modo che possa riprenderti in volto. In questo modo c'è una, tra virgolette, interazione molto più forte tra gli utenti, perché non c'è soltanto la forma scritta, il linguaggio per parlare, ci si vede in faccia, si vedono le espressioni, addirittura si vede il labiale. Questo è il futuro, in poche parole, della comunicazione. Ecco, qui stiamo vedendo più o meno quello che succede, salvo sempre il fatto che uno può usare la tecnica di Cyrano, cioè prendere un amico bello, lo mette davanti alla telecamera. Mamma mia, sei diabolico! Tra l'altro queste piccole telecamere che vengono collegate proprio al computer sono ormai diventate commerciali, sulle 100.000 lire si trovano. Anche meno. 50 sì, euro, su per giù. Assolutamente abbordabili. Ma vi risulta che sono già utilizzate? Sì. In largo numero, sì. Ci sono dall'inizio della storia di internet. Ovviamente, migliorando le linee, la velocità, eccetera, diventano più facili da usare. Si elimina quell'effetto... sorpresa. Quell'effetto a scatti. Questo decreterà la morte di Caramba che sorpresa, perché ormai ci si vede a distanza, ci si parla e non c'è più il problema dei contatti di spendioni. No, la Carrà inventerà qualcosa di nuovo. Ne siamo convinti. Inaffondabile. Tutti. Allora, oltre a ringraziarvi per essere stati con noi, però se voi ci avete seguito, sapete che insomma, a volte facciamo anche delle domande un po' personali. Come state messi voi? Voi? Siete molto ricchi come sposati. Tutti coloro che si occupano di internet, suppongo. Siete commercialista mio, ringrazio. Siete sposati? Io devo spezzare una lancia a favore di un vecchio metodo di comunicazione che è la televisione, perché io ho conosciuto mia moglie grazie a voi, che era in diretta da voi la settimana scorsa lì a Celi. E quindi... tabacco, certo, lì a Celi. Io invece non sono sposato, ma sono felicemente fidanzato, non tramite internet purtroppo. Ah, quindi non avete usufruito di internet? Aziendalmente, un paio di nostri dipendenti ci hanno scoperti tramite la chat, hanno risposto un annuncio, sono venuti a fare colloquio, sono stati assunti, sono ancora con noi. No, nonostante tutto ci si incontra ancora anche ai Giardinetti, sul treno in metropolitana. Allora, c'è una domanda per voi del nostro pubblico. Volevo chiedere, questa modalità di comunicazione tramite internet, alle volte, se abusata, non può ridurre, diciamo, invece la comunicazione personale e non far vincere le timidezze ad alcune persone che altrimenti sarebbero costrette ad uscire la sera per incontrare una ragazza? Se tu dici l'effetto contrario di isolamento addirittura? Potrebbe generarsi questo effetto. Sentiamo. Ma in realtà questo è un tipo di comunicazione nuovo che serve a vincere la timidezza. Fino a che non arriviamo alle webcam, internet ti permette di interagire con altre persone senza farti vedere. Quindi... diciamo, se hai dei problemi rispetto al tuo aspetto fisico che ti possono in un certo senso imbarazzare in un primo momento, internet ti aiuta, perché è tra virgolette il tuo spirito, la tua mente, la tua vivacità quella che viene messa subito in contatto. È la prima cosa che tu mostri a una persona, e non mostri nello stesso momento il tuo aspetto, è il tuo pensiero. Il senso della domanda del nostro ascoltatore, del nostro ospite, è: non è che uno finisce poi per chiudersi dentro casa e vivere solo lì dentro per paura poi di uscire fuori, ecco. Ma sai, se a qualcuno succede questo probabilmente era già predisposto caratterialmente, comunque internet ci sarebbe stato qualcos'altro per farlo rimanere in casa. Se noi abbiamo esempi proprio personali di amici, amiche che hanno rivoluzionato la loro vita grazie a questi sistemi in senso positivo, cioè usavano magari la chat o il programma per gli incontri per accrescere il giro di amicizie, poi questo era
lo strumento, poi si usciva a incontrare le persone. Diciamo, può essere comunque un buon punto di partenza. Poi parlando di amore virtuale... Sì, uno strumento in più che si ha a disposizione. Guardate, una cosa è certa, in realtà il rapporto se nasce non rimane mai virtuale, internet è soltanto un gancio. Ci sono anche studi accademici che dimostrano che tra forum e chat, poi quando iniziano questi rapporti, subito diventano interpersonali e le persone si incontrano, se posso. Grazie per essere stati con noi, buon lavoro. Grazie a voi. Buon lavoro. Teniamo presente che in America ormai è come alzare il telefono, collegarsi a internet. Da noi arrivano sempre le cose un po' in ritardo, ma il futuro è quello, quindi aggiornatevi, insomma. Allora. Vediamo il risultato del televoto.